sono storie che vorresti non fossero vere, storie che ascolti e dici a te stesso: no, non è possibile. Si tratta certamente di una balla, di una fake news, come si ama dire oggi. Poi però approfondisci, cerchi altre fonti e scopri che purtroppo è tutto vero. E allora ti viene voglia di raccontarla quella storia, però non ci riesci, perché non sai come raccontarla una storia così. Io di storie schifose ne ho raccontate tante, il Vajont, Molare, Bhopal, Argo 16, Ustica, Moby Prince, ma vi giuro che una cosa del genere davvero non pensavo fosse possibile. Quando dico, e lo dico spesso nei miei video, che i governi non operano mai per il bene dei cittadini, guardate che io ci credo davvero, Io sono certo che tutti i governi operino per il proprio vantaggio. E quando un governo si comporta per fare il bene dei propri concittadini, significa che quel bene è prima di tutto un bene per il governo stesso. Ma se deve scegliere, non si fa scrupoli a preferire il vantaggio a se stesso piuttosto che quello alla popolazione. Però io una cosa del genere, neppure io sarei mai riuscito ad immaginarla. Oggi voglio raccontarvi la storia dei Downwinders. Una premessa, prima di iniziare. Questa è una storia brutta, per cui non è adatta alle persone più sensibili. Certo è una storia che, almeno secondo il mio parere, tutti dovrebbero conoscere. Ma se credete di essere troppo impressionabili, spegnete adesso. Io preferisco perdere una visualizzazione che farvi stare troppo male. Se però decidete di continuare la visione, armatevi di tanto pelo sullo stomaco. Soprattutto allontanate dal monitor o dalla TV i bambini. Magari racconterete loro questa storia quando riterrete che saranno pronti. Siamo nel 1951 a Twin Springs, nel Nevada. È notte e i cittadini di quella piccola città stanno quasi tutti dormendo. All'improvviso ecco accendersi in cielo una luce potentissima, come se decine di soli si fossero accesi all'improvviso, tutti assieme. La temperatura aumenta rapidamente e in pochi istanti dopo si comincia a sentire un rombo nel cielo, un rumore sordo che sembra un terremoto, un rumore che pare avvicinarsi sempre di più. Le case iniziano a tremare, i vetri delle finestre si rompono, alcune porte si scardinano e quindi tutti si svegliano. Il terrore si impossessa di tutti, i bambini iniziano a piangere. Cosa sta succedendo? Passano alcuni secondi e la luce diminuisce, il rumore si placa, nessuno ci capisce nulla. Cosa può essere successo? Cominceranno a capire qualche giorno dopo, quando alcune persone, uomini, donne, bambini, senza nessuna differenza, inizieranno ad ammalarsi di leucemia, di cancro alle ossa e al pancreas. Il figlio di Martha Laird nascerà prematuro di 6 mesi, con 2 strane appendici nere che gli penzolavano sotto la pancia al posto delle gambe. Vivrà appena 5 ore, ma morirà, anche lui, come il padre, come i fratelli e come i puledri che nacquero nella sua fattoria di lì a poco tempo. La loro colpa? Di aver vissuto sotto vento rispetto a un poligono nucleare in Nevada. Downwinders, quelli sotto vento. Un caso, direte voi, è un errore di valutazione. Purtroppo no. A leggere le carte che a distanza di 70 anni iniziano ad uscire, devo dire che purtroppo no. La storia è piena di vittime che nessuno ha mai preso in considerazione. La corsa atomica degli Stati Uniti ha fatto più vittime di Chernobyl. I primi erano state quelle migliaia di nativi americani della nazione Navajo, quelli che erano chiamati gli indiani e che erano stati impiegati come minatori nelle cave di uranio per estrarre quel prezioso minerale utile alla costruzione delle bombe. Morivano senza sapere il perché, ma non per il fatto che non sapessero a cosa servisse l'uranio, no, intendo dire che morivano senza sapere quale fosse il male che li stava mietendo. Nella loro lingua neppure esiste un termine che esprima il concetto di radioattività. Loro la chiamavano morte che consuma, perché l'unica cosa che potevano fare era descrivere quello che succedeva loro. Il Nevada è stato teatro di 104 esperimenti nucleari in superficie. Che bel nome, esperimento. Sembra una cosa scientifica, utile a migliorare le condizioni di vita delle persone. Tu dici esperimento e la mente ti va ad uno scienziato, in camice bianco, dentro il suo lindo laboratorio, impegnato tra becchi Bunsen, provette, microscopi, apparecchiature modernissime. Certo, anche quelli erano esperimenti, ma di fatto erano bombe atomiche che venivano fatte deflagrare per studiarne gli effetti. 104 bombe di varia potenza, capaci ognuna di sprigionare l'energia di migliaia di tonnellate di tritolo.
Ma non è, guardate, solo una questione di potenza esplosiva. L'esperimento mirava anche a conoscere le conseguenze di ciò che accadeva dopo l'esplosione, la ricaduta nucleare. Quando una bomba atomica scoppia, è ovvio che la prima parte della devastazione sta nella potenza della bomba stessa. Una potenza in grado di radere al suolo le città. Per farvi un esempio, la bomba fatta esplodere a Hiroshima aveva una potenza di 16 chilotoni, a Nagasaki fra i 10 e i 30 chilotoni. Due brufoli rispetto alle bombe che si useranno in seguito. E queste due bombe, Hiroshima e Nagasaki, riuscirono a uccidere sul colpo più di 70.000 persone e a radere al suolo il 90% degli edifici di quelle città. Ricordiamolo, tra l'altro, che queste due sono le uniche bombe usate sulla popolazione civile. Due bombe che, oggi lo sanno anche i sassi, lanciate non tanto per far finire una guerra che stava già finendo da sola, dato che i giapponesi non avevano più i mezzi per continuarla, ma lanciate per dimostrare al mondo la superiorità bellica del popolo americano. Io non so se ridere o piangere quando sento gli americani sindacare sul fatto che il programma nucleare di alcuni paesi deve essere fermato. Fermateli, sono stati canaglia, se dovessero avere la bomba atomica poi magari potrebbero usarla. Potrebbero usarla, detto da coloro che l'hanno usata su popolazione civile inerme, ripeto. Ma non volete capire che quegli stati che voi definite canaglia vogliono la bomba atomica perché per loro è l'unico modo di sperare di diventare inattaccabili da altre potenze? Il ragionamento è facile. Se abbiamo anche noi il deterrente nucleare, vedrà che ci penseranno due volte prima di attaccarci con una qualsiasi scusa. Vabbè, però, noi torniamo ai nostri esperimenti degli anni 50. Due brufoli, dicevo. Castel Bravo, la bomba fatta esplodere sull'atollo di Bikini, aveva una potenza di 15 megatoni. In quel caso, tra l'altro, i progettisti presero un granchio colossale. Avevano riempito la bomba di litio 6 e litio 7. Il litio 6 doveva innescare la reazione. Il litio 7 doveva essere, diciamo, neutro, era considerato inerte. Solo che non era così. Il risultato fu che la potenza dell'ordigno risultò 150% maggiore del previsto. Il fallout nucleare quindi coinvolse gli abitanti degli atolli vicini che si trovavano appunto sotto vento rispetto a Bikini e che non furono evacuati in tempo, subendone quindi le conseguenze. Ma anche un peschereccio giapponese, il Daigo Fukuryu Maru, che lui pensava di essere a distanza in una zona di sicurezza, venne invece investito dalle radiazioni. La più potente bomba atomica mai fatta esplodere è la bomba Zar. Questa volta i russi volevano testare un'esplosione da 100 megatoni, ma per paura di devastare il pianeta decisero di depotenziarla a 50 megatoni. Se volete vedere l'effetto di un'esplosione del genere, andatevi a cercare i filmati su YouTube. Io non li metterò perché stiamo parlando di un argomento troppo serio per cercare di fare visualizzazioni premendo sulle pulsioni voyeuristiche di qualcuno. Ma non è tutto qui. Il problema è il rilascio delle radiazioni che poco dopo l'esplosione inizieranno a cadere al suolo. Radiazioni che sono ovviamente letali e che possono essere trasportate dai venti. Questi esperimenti negli Stati Uniti sono stati condotti in una enorme regione che si estende tra il Nevada, l'Arizona e lo Utah. Tutti esperimenti fatti ovviamente in zone desertiche, ma non completamente disabitate. La famiglia di Martha viene sterminata da una bomba che portava il nome di Harry. Ogni esperimento aveva il suo nome: Bob, Frank, John. Perché? Forse per umanizzarlo un po'. Anche le bombe che distrussero Hiroshima e Nagasaki si chiamavano Little Boy e Fat Man, ragazzino e ciccione. E ora tu pensi che sia un caso. Non si conoscevano gli effetti di quelle esplosioni e la tragedia della famiglia di Martha deve essere considerata un tragico errore. Però, come vi dicevo prima, non è così. Se scavi negli archivi, poi scopri altri fatti, come quello che accadde nel paese di St. George, nello Utah. St. George era un piccolo villaggio di mormoni dove un medico, un po' di tempo dopo, a metà degli anni 60, scoprì un'incidenza di tumori 25 volte più frequente del comune. Lui denuncia il fatto alle autorità, vuole capire il motivo. Com'è possibile che in uno dei posti più belli, più incontaminati del paese, dove vivono persone completamente sane, accada una cosa così strana? Per tutta risposta, arriva a suonargli il campanello di casa un agente dell'FBI che lo accusa di essere un comunista, un agente russo, un agente sotto copertura. Nessuna spiegazione, solo accuse. E perché questa denuncia? Vuole destabilizzare la società con accuse infamanti?
Quindi a quel punto il medico, visto la mala parata, decise di lasciare perdere. Un clima di omertà generale tipico del periodo della Guerra Fredda, dove i governi sentivano evidentemente la necessità di operare in totale segretezza. Anche oggi, infatti, il reale numero delle vittime causato da questi esperimenti resta un segreto di Stato. Gli esperimenti in atmosfera sono stati banditi da una legge fatta dal presidente Kennedy, ma le esplosioni poi sono continuate sottoterra. 800 altre devastanti esplosioni. Qualcuno dice che i morti sono stati più di 50.000, ma siamo sempre nel campo delle ipotesi. Quei siti usati per i test sono ancora lì con il loro carico di polveri radioattive. Del periodo degli esperimenti in Nevada resta un cartello. Attenzione, state entrando nel poligono nucleare del Nevada. Si trova, guardate, non distante da Las Vegas, circa un'ora di auto, e non è vietato entrarci. Se però tu parli alle persone che abitano lì attorno, beh, te lo dicono di lasciar perdere. Le polveri che ricoprono le strade sono ancora calde e la radioattività resterà ancora lì per 400 anni. Però te lo dicono solo se chiedi, a bassa voce, perché non si sa mai che si possano spaventare turisti che ancora oggi sono un aspetto importante dell'economia del paese. Ti dicono, beh, se proprio ci vuoi andare, tieni chiusi i finestrini, blocca l'aria condizionata e magari viaggia con una mascherina chirurgica su bocca e naso. E su quella strada magari ti capiterà di vedere anche la carcassa di qualche carro armato, qualche mezzo militare. Sono quasi tutti bianchi, calcinati dal calore dell'esplosione. Oppure automobili, autobus, ponti sbriciolati in cemento armato, pezzi di binario, tutti ricoperti da questa polvere candida e finissima. Posti, tra l'altro, dove per anni Hollywood ha prodotto la maggior parte dei propri film western. Del resto sono ambientazioni davvero suggestive. Peccato che John Wayne ci sia morto, lui e molta della gente che con lui lavorava. E riguarda, era proprio il 1956 ed è Dio che stava girando il film Il Conquistatore. Si trova proprio nel paese di St. George, nello Utah. Vi ricordate quello della comunità dei mormoni di cui parlavamo prima? La produzione sapeva che a 250 km di distanza si stavano effettuando dei test nucleari e quindi avevano dotato la troupe di un contatore Geiger. Questa foto però ve la voglio far vedere. Guardate, è John Wayne con i suoi figli che erano andati a trovarlo sul set che controllano la radioattività dell'ambiente. E sono proprio i figli a testimoniare che il livello di radioattività era altissimo. L'attore però pensò che lo strumento fosse difettoso e decise di credere al governo che aveva assicurato che il luogo non fosse pericoloso. Ma era tutta una questione di venti. I test venivano fatti lì dato che i venti dominanti spiravano verso nord-est e non avrebbero creato problemi alla popolazione di Las Vegas, che si trovava a un centinaio di chilometri a sud-est. Solo che se guardi la cartina lo vedi subito, St. George si trova proprio nella direzione di quei venti. Ma tanto non ci abitava nessuno, solo qualche mormone, qualche nativo americano. John Wayne sopravviverà ad un primo tumore ai polmoni che gli verrà diagnosticato nel 1964, ma non ce la farà contro il secondo allo stomaco che lo ucciderà il giorno 11 giugno 1979. La spiegazione ufficiale per la morte di John Wayne sarà un tumore dovuto al fumo, che di solito colpisce i polmoni e non lo stomaco. Ma non credo che sia un caso che in quel film verrà ricordato con il nome di RKO Radioactive Picture per via del numero altissimo di casi di cancro riscontrati tra la troupe. Entro il 1980, dopo 4 settimane di lavoro in quei luoghi, 91 tra i 220 membri della troupe avevano contratto una malattia e 46 di loro, tra i quali il regista, erano morte. Anche i figli di John Wayne ebbero una qualche forma non letale di tumore. Ma questi non sono gli aspetti più schifosi della questione. Da adesso in poi andremo veramente a scavare nel fango. Perché il problema che sta alla base di tutto questo racconto è che in realtà chi organizzava quei test ne conosceva benissimo la pericolosità. Quando i venti spiravano verso sud-sud-ovest, ossia verso Las Vegas, Los Angeles, si rimandavano i test. Si aspettava che il vento girasse, che portasse quindi le polveri verso le montagne rocciose e poi si dava il via all'esperimento. Ma in quelle direzioni non c'era solo deserto, c'erano delle persone, come Marta, che vivevano con la loro famiglia. Popolazioni indicate dal Pentagono come popolazioni marginali. Che bello, che termine ricercato. Come ti sentiresti tu ad essere etichettato come marginale? Prendi il dizionario, guarda cosa significa. Marginale, di fatto o persona la cui importanza sia ritenuta limitata e non determinante.
Ecco cosa pensano i nostri governi di noi cittadini. Quando serve loro, diventiamo di importanza limitata, diventiamo non determinanti e quindi possono fare quello che vogliono per il bene superiore. Sei sacrificabile per qualche cosa che loro ritengono più alto, solo che il problema è capire cosa intendono loro per più alto. Ma dobbiamo smetterla di avere paura delle parole, popolazione marginale. Io mi trovo più a mio agio con la parola cavie, perché questo erano quelle popolazioni. Hai in mano una tecnologia nuova che devi conoscere a fondo, le cui conseguenze possono anche dilatarsi nel tempo. Quale occasione migliore di vedere l'effetto che fa su persone vere, tuoi concittadini? E allora non si creano allarmi, anzi, i test nucleari diventano spettacoli pirotecnici da godere con gli amici. Da Las Vegas si vedono benissimo i funghi atomici. I giocatori della roulette si alzavano e correvano sui tetti a vedere l'esplosione. Il simbolo della potenza militare e tecnologica del proprio paese, una roba da esserne orgogliosi. Nelle scuole della zona avevano iniziato a dare ai bambini delle pillole. Cosa solo chiedevano i genitori? Nulla, nulla, sono vitamine, non preoccupatevi, noi teniamo alla salute dei vostri figli. Solo che quelle erano pasticche di iodio utile a combattere le conseguenze e gli effetti delle radiazioni. E quindi come puoi dire adesso che non sapevano, che non conoscevano le conseguenze? Magari non del tutto, ed era forse per questo che monitoravano la situazione, ma la pericolosità era evidente, altrimenti le pastiglie non le davi ai bambini. E poi ci sono i soldati, la classica carne da cannone che in mancanza dei cannoni veniva mandata a pochi chilometri dal punto dell'esplosione, il cosiddetto Ground Zero. Si ritiene che 250.000 soldati vennero sacrificati per il bene superiore, loro e gli scienziati che lavoravano al progetto. Però gli veniva data doppia paga, che culo, eh! Gli pagavano di più e gli dicevano che era un incarico davvero patriota, fondamentale per difendere l'America dalle bombe dei comunisti. Ma anche i civili. Racconta una vedova, della quale, scusate, non sono riuscito a trovare il vero nome, che il marito era stato incaricato dall'esercito di portare le sue mucche nella zona dell'esplosione della bomba, col fine dichiarato di studiare gli effetti delle radiazioni. Anche lui, come altri, ricevettero la stessa patriottica richiesta. Quelle povere bestie morivano sputando una schiuma sanguinolenta dalle narici mentre i bulbi oculari uscivano dalle orbite. Il problema è che qualche volta l'allevatore, che non aveva la prontezza di allontanarsi, moriva allo stesso modo. Nel caso di questa vedova, il marito vietò di dire qualsiasi cosa a chiunque e lo diceva mentre vomitava sulla tazza del gabinetto, poco dopo essere rientrato da una fine di quell'esperimento. Morirà anche lui 6 mesi dopo. Film e documentari ci hanno fatto conoscere il volto pulito, se così si può dire, degli esperimenti nucleari. Avete presente quei filmati girati in piccoli paesi completamente finti e abitati da manichini che avevano il solo compito di affrontare silenziosamente l'esplosione? Scoppia la bomba e qualcuno viene spazzato via dall'onda d'urto, qualcuno inizia a bruciare, altri si sciolgono come se fossero fatti di cera. Quello che nessuno ha mai mostrato è il fatto che a volte, vicino all'esplosione, non c'erano solo manichini. Hollywood poi ci ha fatto vedere Indiana Jones che sopravvive ad un'esplosione nucleare semplicemente entrando in un frigorifero. La bomba scoppia, lui rotola via, lo recuperano e poi si risolve tutto con una bella doccia. Andatelo a dire ai bambini di quei villaggi che dopo l'esplosione, curiosi, correvano fuori e si tuffavano ridendo dentro quella bella polvere calda che era caduta dal cielo e aveva formato uno strato per terra. Bella, soffice, calda.
La notte iniziavano a vomitare, la mattina si svegliavano con le prime piaghe, 48 ore dopo iniziavano a perdere i capelli. Le madri all'inizio, non sapendo ovviamente cosa fare, non sapendo cosa stesse succedendo, pregavano perché il loro bambino guarisse. All'inizio, perché dopo qualche giorno iniziavano a pregare perché morisse, e in fretta. Nessuno sapeva nulla perché nessuno aveva detto loro nulla. Ma anche dopo i primi incidenti, vabbè, chiamiamoli incidenti, la fiducia nelle istituzioni restava incrollabile. Vuoi per appunto la fiducia cieca nel paese e nel governo, vuoi per la propaganda martellante che evidentemente funzionava. Anzi, dirò di più, la bomba atomica piaceva alla gente, era la soluzione finale che rendeva il paese il più potente del mondo. Adesso i comunisti non possono più farci nulla. La bomba atomica diventa un simbolo di magnificenza. Voi pensate che Miss Nevada del 1953 vinse il titolo indossando un costume da bagno fatto di bambagia a forma di fungo atomico. Ma del resto, il costume non si chiamava bikini, stesso nome dell'atollo dove vennero condotti importanti test nucleari. E in quel periodo, nel deserto del Nevada, iniziano a spuntare gli atomic bar, gli atomic casino, gli atomic restaurant. Era l'atomic mania. E le famiglie andavano a fare i picnic sulle colline in modo da poter vedere bene il fungo da dietro le loro lenti oscurate. Certo c'era anche chi aveva paura, ma ci pensavano gli spot del governo a tranquillizzare, spot atti a minimizzare. Dicevano che non c'era nessun pericolo, sì, sentirai del calore in faccia come quando prende il sole, avvertirai una sorta di terremoto, poi un forte vento, e poi però potrai goderti il magnifico spettacolo del fungo nucleare. Oggi nel deserto ogni tanto si vedono ancora delle gabbie, alcune piccole, altre grandi come voliere. Erano quelle dove venivano messi alcuni animali messi lì per morire. Venivano collocate a varie e precise distanze dal punto di esplosione per vedere gli effetti in rapporto alla distanza. I più vicini ovviamente venivano polverizzati, altri più distanti sopravvivevano qualche ora, i più sfortunati, i più distanti vivevano anche un giorno o due. Scoppiava la bomba. E dopo si passava a intervalli regolari per controllare. Lo racconta Raison Wareheim, che era un ex marine sopravvissuto anche lui a un tumore ai polmoni. Racconta dei versi strazianti di questi animali che restavano dentro le gambe a soffrire, sì, perché non potevano essere abbattuti, dato che l'obiettivo era studiare l'evoluzione del decorso post-esplosione nel tempo. Bene superiore. Del resto, dall'altra parte, c'era l'Unione Sovietica, e l'idea che tutti avevano era che l'olocausto nucleare fosse imminente. Ci si doveva preparare, si doveva far scoppiare bombe sempre più efficaci e imparare a conoscerne gli effetti su cose, animali, persone. La deterrenza nucleare sembrava essere la sola via per provare a garantire la pace. E quanta gente è morta? Noi non lo sapremo mai. Le poche carte desecretate dal governo ci dicono che le polveri radioattive erano addirittura in grado di arrivare fino a New York. Certo, arrivavano ormai prive della carica radioattiva letale iniziale, ma dal Nevada o dallo Utah fino alla costa est degli Stati Uniti, quante persone possono essere venute a contatto con quella roba senza saperlo? Oggi, certo, sappiamo qualche cosa in più, qualche cosa è trapelato. Sappiamo ad esempio che ad un certo punto il governo americano ha voluto indennizzare le persone colpite da queste terribili radiazioni. Certo, non perché si sentivano in colpa, no, non l'avrebbero mai fatto di propria spontanea volontà, ma solo che ad un certo punto sono iniziate le inchieste, le cause, le querele, i processi e anche le prime condanne. Certo, fu facile, perché all'inizio il problema è sempre quello di trovare il nesso di causalità tra la morte delle persone e i test nucleari. Del resto in casi come questi, è sempre quello il problema, aumentano il numero dei morti in modo inspiegabile e tu vai a dimostrare cosa possa essere stato. Ci riesci mai? Neppure quando la discriminante tra il prima e il dopo è una sola. E quando il nesso causale viene comunque dimostrato, le cause vengono sempre respinte per motivi processuali, ma sempre senza mai far mancare l'auspicio di un intervento legislativo che provvedesse al ristoro delle vittime. Insomma, ti prendono pure per il culo. Poi, finalmente, nel 1990, ecco arrivare il Radiation Exposure Compensation, che istituì un apposito fondo rifinanziato fino a 2 miliardi di dollari nel 2015. Nell'aprile del 2018 le richieste di risarcimento accolte erano state 34.372, ma ancora oggi vi sono cause in corso. Ma voi, sembra normale? Vi sembra possibile che un paese decida di sacrificare migliaia dei suoi cittadini in questo modo?
Perché due sono le certezze che io ho a questo punto. La prima è che la pericolosità di quegli esperimenti non era in discussione. Stavano testando un'arma che conoscevano benissimo. Siamo nel 1951. Hiroshima e Nagasaki c'erano già state. Si sapeva molto bene quali erano le conseguenze di un'esplosione atomica. Questi studi quindi li possiamo vedere come un approfondimento. E se vuoi approfondire, evidentemente ti servono cavie. E chi meglio di quella che dall'alto del tuo scranno identifichi come popolazione marginale? Esperimenti su cavie umane, esperimenti che sono sempre stati fatti. Li facevano i nazisti nei campi di concentramento, li facevano i giapponesi contro la popolazione cinese. Andate a vedere cosa faceva l'unità 731 durante la seconda guerra sino-giapponese. Qui abbiamo addirittura invece l'aggravante che li facevano gli americani sugli americani. Senza nessun problema, avevano pianificato la morte dei loro concittadini. Bene superiore. Ma bene per chi? E non certo per quelle persone che sono state mandate a morire. Ma già vedo la solita alzata di scudi. Sei un anti-americano, sei il solito che spara sugli Stati Uniti. Chiariamoci, non sono io che sono anti-americano, Sono loro che sono americani. Io non posso farci nulla, io racconto le porcate. Chiunque le compia. E infatti dovete sapere che le stesse identiche cose le facevano anche i sovietici, ma proprio uguali, uguali, Anche loro dovevano testare armi nucleari. Tra l'altro, soprattutto all'inizio, negli anni immediatamente successivi alla Seconda Guerra Mondiale, dovevano pure recuperare un ritardo notevole nella ricerca. E Eurussi per loro era ancora più importante perché dovevano assolutamente ristabilire l'equilibrio. E così di esperimenti di questo tipo ne hanno fatti anche loro, centinaia. E voi mi direte, e parli dei russi solo dopo una mezz'oretta di video? Sì, perché da una parte voglio vedere chi mi accuserà di essere anti-americano prima di vedere la fine del video, e dall'altra perché sulle porcate dei russi ci sono meno documenti. Di questi esperimenti non ne sappiamo quasi nulla, perché semplicemente i russi sono più bravi degli americani a tenere i segreti. Però sappiamo della città di Semipalatinsk in Kazakistan, sede di un poligono nucleare. Un poligono creato in quella zona perché l'allora capo della polizia segreta Lavrentij Pavlovich Beria aveva assicurato a Stalin che si trattava di una zona disabitata. Ma non era vero, in quella zona vivevano circa 2 milioni di persone. Ma voi lo conoscete Beria, immagino. Una bella personcina, niente da dire. Giusto per dipingerlo rapidamente, sappiate che Stalin stesso spesso lo soprannominava il nostro Himmler, bella personcina. E anche qui fai fatica a credere che gli esperimenti nucleari sovietici siano stati condotti in quella zona per pura e semplice stupidità o ignoranza. Nessuno mi leverà mai dalla testa che ciò che guidava la scelta dei siti nucleari era la presenza di una ben determinata tipologia di persone. Molti, ma non troppi, magari economicamente non significativi e isolati dal resto del paese. In due parole, popolazioni marginali, cavie, gente sacrificabile. 110 test nucleari con ordigni anche 25 volte più potenti di quelli di Hiroshima in Russia, in quel sito. Differenze tra americani e russi? Praticamente poche, sostanzialmente nessuna. E tutte differenze che sono sempre nello stile del paese di riferimento. Ci sono testimonianze che ci raccontano che i militari russi obbligavano i cittadini a stare all'aperto durante i test per massimizzare gli effetti delle radiazioni. Gli americani invece non ti obbligavano. Loro sono uomini di marketing. Loro ti raccontavano che bello stare sulle terrazze degli alberghi a guardare le esplosioni e tu ci vai. I russi mentirono ai loro concittadini, non dissero degli esperimenti nucleari, ma si limitarono a spiegare quei tremori della terra come terremoti. Gli americani invece parlarono apertamente del test, ma non ne spiegarono la pericolosità alla cittadinanza. I russi nel 1957 costruirono nella zona del poligono una clinica per curare la tubercolosi, che in realtà serviva a studiare gli effetti sui civili di quei test. Gli americani non ebbero bisogno di costruire nessuna struttura, dato che le persone malate si recavano direttamente in ospedale. Stile diverso, risultato identico. E poi ci sono invece delle evidenti similitudini. I siti erano tutti soggetti a forti venti. Russia e Stati Uniti non potevano controllarli e quindi si limitavano a eseguire i test quando il vento soffiava nella direzione alla quale venivano investite una parte accettabile di persone. Qualcuno dice che chi protestava in Unione Sovietica finiva in un gulag, cosa che non accade negli Stati Uniti.
Vabbè, non è proprio così. Ricordatevi il medico che ha tentato di capire il perché dell'aumento dei tumori. Tu ci provi negli Stati Uniti, ma ti arriva a casa un ometto tutto vestito di nero che ti spiega che in realtà conoscere la verità non è una tua priorità. Tu capisci l'antifona e ti adegui. E se non capisci, magari non finisci in un gulag perché ti capita un incidente. La storia è piena di queste coincidenze, anche negli Stati Uniti. E poi i risarcimenti. Né il governo americano né quello sovietico avevano intenzione di pagare dei risarcimenti alle vittime. Alla fine sono stati costretti a farlo. La differenza, se volete, può essere nell'entità del risarcimento. Gli USA stanziarono 2 miliardi di dollari da dividere tra le famiglie delle vittime. Ai danneggiati di radiazioni russe invece avevano concesso un indennizzo di $12 al mese. Una differenza enorme, ma comunque teniamola sempre all'interno del costo della vita di un cittadino di quei due paesi. Lo stipendio di un cittadino russo oggi è di 5.400 euro all'anno. Negli USA lo stipendio medio attuale è di oltre 69.000 dollari. E ovvio, non voglio neppure confrontarli gli indennizzi, non me ne frega niente, tanto sono soldi che delle persone colpite da radiazioni non riusciranno neppure mai a godersi. Mi direte che era un periodo totalmente diverso dal nostro, un periodo nel quale era necessario prendere delle decisioni molto forti perché c'era in ballo la stessa tenuta del mondo. C'è chi dice che se quei due paesi non avessero raggiunto quel livello negli armamenti sarebbe stato peggio. Una nuova guerra mondiale è stata evitata solo perché le due superpotenze avevano raggiunto quel livello tecnologico e per farlo non potevano guardare in faccia nessuno. Sempre la solita storia del bene superiore. Ma non è così. Il deterrente nucleare è una falsa sicurezza. Perché se comunque da qualche parte ci trovi un pazzo che quel pulsante lo preme, l'altro non starà mai a guardare che il proprio paese andare in cenere, senza premere anche lui quel pulsante. Muoia Sansone e tutti i filistei. Ma questo rende necessario scegliere e scegliere adesso fra due prospettive, ambedue spiacevoli, ma ciò nonostante nettamente diverse e distinte fra loro, e cioè avere 20 milioni di morti o averne più di 150 milioni. Lei parla di assassini in massa, generale, non di guerra. Signor Presidente, io non dico che non ci costerà proprio niente, però io dico non più di 10-20 milioni di morti, massimo. Questione di fortuna. Tu mi distruggi e io distruggo te. Yeah. Ma intanto, finché i due paesi che si trovano antipatici decidono di disintegrarsi tra di loro, mettono in mezzo anche tutto il resto del pianeta. Almeno si bombardassero solo sul loro territorio. Anche se ovviamente non farebbe nessuna differenza, perché 1.000 bombe atomiche che scoppiano a 10.000 km di distanza alla fine avranno comunque delle gigantesche ripercussioni anche in tutto il resto del mondo. Però questa è la scusa. Non potevano fare altro. Non avevamo tempo per studiare quelle conseguenze in modo diverso. E quindi noi diventiamo cavia. Quella volta è toccato a loro, ma non pensate di essere immuni da questo problema. È un attimo che tocchi anche a voi. O magari è già successo. E magari lo sai anche, ma hai persino paura di ammetterlo a te stesso. Ciao, alla prossima.